Era il 1997 quando Subaru, all'epoca Fuji Heavy Industry, pensava a una macchina completamente diversa sul panorama automobilistico. Una macchina che voleva coniugare i grandi spazi interni a il poter usare la vettura anche nelle condizioni di off-road. Nasceva nel 97 Subaru Forester, una vettura che forse allora casa madre non avrebbe mai pensato sarebbe diventata il fulcro dei prodotti costruiti successivamente. Oggi, dopo 3.900.000 vetture costruite e soprattutto 4 generazioni, arriva sul mercato la quinta generazione Forester, una macchina assolutamente innovativa nel panorama Subaru. Perché? Perché per la prima volta viene introdotto un sistema ibrido che si vuole proporre in maniera differente dagli altri ibridi attualmente in commercio. Un sistema ibrido che unisce ad una macchina tradizionale, tradizionale per modo di dire, perché di tradizionale nel mondo Subaru c'è veramente poco rispetto ai competitors, unisce sicuramente le peculiarità dinamiche e le performance di un prodotto a benzina caratterizzata dal motore boxer e dalla trazione integrale permanente, a questi due valori unisce le prestazioni di un motore elettrico posizionato all'interno del cambio. Forse questo è l'uovo di Colombo del prodotto Forester, i boxer, ma soprattutto unisce tutta una serie di features tecnologiche che attualmente non erano presenti o solamente in parte sul prodotto Subaru. Uno dei fattori fondamentali di questo prodotto sono i sistemi ADAS, che oggi un po' tutte le case pongono particolare attenzione. Subaru dal 1989 sta sviluppando un sistema che oggi fa parte di tutta la gamma Subaru. Doppia telecamera all'interno della vettura, doppia telecamera che in qualche modo riproduce quello che è la vista umana, due occhi, quindi tridimensionalità degli oggetti e quindi di conseguenza migliore risposta del sistema nel momento in cui deve aiutare e a volte anche sostituire la guida del guidatore, appunto del driver. Sistemi ADAS che non sono solamente in casa Subaru EyeSight, ma trovano spazio anche nella parte posteriore della vettura. Perché? Perché di fatto un nuovo sistema RAB, acronimo di Rear Automatic Braking, trova spazio adesso con alcuni sensori affogati nel parabrezza, trova spazio nella parte posteriore, perché questo sistema va praticamente a creare, a generare sicurezza nella parte posteriore della vettura. È, se vogliamo, un EyeSight al contrario, però invece di utilizzare due telecamere utilizza dei sensori. Nel momento in cui ci sono degli ostacoli, persone, i famosi panettoni che nessuno vede, che poi creano tanto danno alla vettura, la vettura, riconoscendo l'ostacolo, nel momento della retromarcia frena automaticamente la vettura. Quindi sicurezza a 360 gradi, soprattutto per le persone che sono all'interno della vettura, ma anche per le persone che sono all'esterno. Questo prodotto completamente nuovo viene proposto al pubblico in 3 versioni di equipaggiamento: una versione free, una versione style e una versione premium. Differente equipaggiamento naturalmente, entry level, intermedio e full, che viene proposto ad un prezzo di 35.500 euro per la versione free, 38.500 per la versione style e 43.000 per la versione premium. Diciamo che con la premium l'unica cosa da scegliere è colori che vengono proposti in una tavolozza di ben 8, con addirittura 2 possibilità di pelle interna e naturalmente la classica adozione del tessuto. Il 2019 si chiude in maniera estremamente positiva per Subaru Italia. Nel corso dell'anno abbiamo rivisto il nostro target annuo 3 volte, tutte le volte per un aumento di circa il 5%. Andremo a chiudere l'anno con un volume pari a 3.100 auto e il risultato avrebbe potuto essere ancora superiore. Infatti stiamo vivendo una situazione particolare in Subaru Italia, in quanto la domanda di mercato è superiore all'offerta. Abbiamo tempi d'attesa particolarmente
particolarmente lunghi e casa costruttrice impegnata su più fronti e più mercati in cui la domanda di mercato è in continua crescita non riesce a offrire un livello di produzione che sia in linea al trend di crescita della domanda di mercato. Con 3.100 unità andremo a chiudere appunto questo 2019, abbiamo aspettative ancora superiori per quello che è l'anno che sta per iniziare. Questo grazie certamente al contributo significativo della nuova Forester. La nuova Forester col powertrain ibrido infatti andrà circa a coprire il 35% dei volumi di vendita totali di Subaru Italia, contribuendo in maniera significativa all'interno di un cambio ben più importante del portafoglio prodotti legato anche ad altre car line. Comunque andrà a contribuire a un aumento complessivo dell'immatricolato e quindi delle vendite al cliente finale di Subaru Italia pari a circa un 5-7% in più rispetto all'anno corrente. Qual è il pubblico che viene attratto da Forester? Aggiungerei qual è il pubblico che viene attratto da Forester e-boxer, in quanto la parola e-boxer è fondamentale in questa generazione di Forester. Noi abbiamo uno zoccolo duro della clientela Subaru che approccia Forester, Forester ha coperto circa il 35% dei volumi di vendita di Subaru, quindi abbiamo un portafoglio clienti importante. Andremo certamente a colpire i possessori di Forester attuali, in quanto abbiamo un tasso di loyalty nel marchio che è uno dei più alti in assoluto rispetto a tutti gli altri competitor nel mercato. E insieme a questo zoccolo duro andremo a colpire, grazie soprattutto al powertrain ibrido, aggiungerei veramente le caratteristiche uniche di questo powertrain ibrido, andremo a colpire il cliente che cerca un veicolo ibrido per diverse ragioni che non possono essere solo meramente legate al contenimento delle spese di esercizio. Andremo appunto a colpire questo nuovo cliente ibrido che è alla ricerca di una vera trazione integrale. Ricordiamo che il sistema e-boxer, il powertrain e-boxer, permette di mantenere il simmetrico all-wheel drive, vero cavallo di battaglia del prodotto Subaru, e insieme alla combinazione powertrain ibrido, simmetrico all-wheel drive, sicurezza di Subaru, sicurezza ai vertici grazie al sistema EyeSight, siamo certi di andare ad ampliare anche lo share dei clienti cosiddetti Conquest, oltre ai nostri storici clienti loyal. Subaru.